Benvenuti e ben ritrovati pinguini! Per quanto riguarda Code Academy, ci eravamo lasciati con questa domanda. Come ho implementato tutto questo? Dopo un mese di ferie ve lo spiego. Dunque, tutta l'interfaccia che vedete qua è stata fatta utilizzando Pygame, su cui non mi dilungherò molto. Potete recuperare questo video dove ne ho già parlato. Quello su cui mi soffermo invece in questo video è come ho gestito l'animazione. Dunque, gli algoritmi di ordinamento sono molto complicati, ingarbugliati e fanno anche delle robe molto strane, ma all'interno del loro cuore fanno due operazioni, confronti e scambi, tranne RadixSort, quello fa solo scambi. Il problema è che i confronti e gli scambi possono accadere dentro molte chiamate, soprattutto per gli algoritmi ricorsivi. E quindi, come faccio io a stoppare l'algoritmo di ordinamento, mostrare uno scambio, un confronto, quello che sta per essere, e poi riprendere da dove avevo lasciato? Dunque, io personalmente conosco quattro tecniche principali, magari ce ne saranno delle altre, che sono: registro tutte le operazioni in una lista e poi eseguo l'algoritmo e mostro a schermo quello che è successo. Ma in realtà questo tipo di approccio non stoppa effettivamente l'algoritmo e poi lo riprende, quindi diciamo scartiamolo. Potevo utilizzare un sistema di eventi dove ogni evento, che ne so, uno scambio, un confronto, lancia un messaggio e mostra le operazioni a schermo. Al mio primo anno di università feci una cosa di questo tipo utilizzando Java e ovviamente il codice è andato perduto e quindi non mi voglio ripetere. Potevo utilizzare le coroutine, ma sinceramente non ci avevo voglia e quindi ho usato i generatori. E forse sarebbe il caso che io mi spiegassi meglio. Ho creato questa classe che sarà la classe base di ogni algoritmo di ordinamento, che contiene la lista da ordinare, il numero di scambi e il numero di confronti fatti. Queste sono due proprietà che stanno all'interno, diciamo, della classe. Poi ho dei metodi speciali che mi permettono di accedere agli elementi della lista e ottenere la sua lunghezza. Poi c'è un metodo che fa i confronti e restituisce 1 se i1 è maggiore di i2, meno 1 viceversa, 0 se sono uguali. In perfetto spirito dell'operatore spaceship. Ho poi un metodo che effettua effettivamente gli scambi e entrambi questi metodi non faranno altro che incrementare il numero di scambi e di confronti che sono stati effettuati. Ho due proprietà in sola lettura per ottenere rispettivamente questi due valori. Ho poi un metodo di supporto che mi restituisce l'indice di un valore presente all'interno della lista e infine ho il metodo che fa la magia, MakeStep. Lo scopo di MakeStep è quello di effettuare un passo dell'algoritmo di ordinamento. Non restituisce nulla, ma utilizzando la parola chiave di Python yield genera dei valori di tipo sorting action. Sorting action è semplicemente una tupla che restituisce un'azione, che è un enumeratore che ha solamente due valori, compare e swap. Due interi che sono i numeri che sto confrontando o scambiando e poi abbiamo un valore opzionale. Questo valore opzionale inizialmente era pensato per contenere la posizione del pivot in un algoritmo come il quicksort, poi ho esteso e posso contenere in questo valore anche una tupla per mostrare questa regione blu che avete poi visto nei video successivi. Quindi questa era una cosa che ho sistemato dopo. Prendiamo ad esempio il bubble sort. Poche righe di codice e non mi soffermo su come il bubble sort è stato implementato, ma mi soffermo su questa riga qua. Qua effettuo un confronto e la variabile CMP contiene 1, 0 oppure meno 1 in base al risultato del confronto. In questo punto faccio una yield che restituisce questa tupla qua. Indico che è stata effettuata un'azione di confronto, indico i valori che sono stati confrontati e qua metto nonno perché non abbiamo nessun valore che è un pivot e il bubble sort agisce su tutto l'array, quindi non su una regione ristretta perché non è un algoritmo ricorsivo. La stessa cosa la faccio quando accadono gli scambi. Come gestisco tutta questa roba nell'interfaccia grafica? La faccio molto semplice.
da qualche parte nel main ho una funzione che si chiama getAlgorithm che mi restituisce la classe giusta in base al nome dell'algoritmo che voglio utilizzare passando una stringa da riga di comando. Pensavate che fosse hard-coded? Creo un nuovo oggetto in base alla classe che viene restituita, passando appunto la lista di numeri che voglio ordinare. E successivamente chiamo il metodo makeStep. Questo non farà altro che restituire un generatore. Poiché il generatore all'interno della variabile sortStepper, e che come dicevo poco fa è un generatore, diverse righe dopo che qua sto semplificando, righe che stanno all'interno del ciclo principale di Pygame, ho questa riga in cui dico next sort stepper che mi restituisce l'azione successiva, oppure lancio un'eccezione quando non ci sono altre azioni che devono essere generate perché la lista fortunatamente è ordinata. Questa roba qua che vedete qua è semplicemente per l'audio. Sentite. Tutto bello, funziona, ma per le funzioni ricorsive? Il metodo makeStep deve chiamare se stesso oppure deve chiamare un metodo ausiliare che a sua volta deve chiamare se stesso, quindi in maniera ricorsiva. E come la gestisco questa cosa con i generatori? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di Code Academy. Io sono Valerio e riprendiamo con la normale programmazione dopo il periodo estivo. Spero che vi siete divertiti quest'estate e quindi, visto che siamo tornati tutti alla cruda realtà, non dimenticate di supportare il mio lavoro lasciando un like sulla fiducia, iscrivendovi al canale e se volete potete anche offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo troverete in descrizione. In realtà non ci sarebbe molto da dire perché gestire i generatori con la ricorsione è una sciocchezza. Prendiamo come esempio il merge sort. Perché il merge sort è ricorsivo? Nel frattempo vi spiego meglio come funziona la versione in place perché è quello che ho utilizzato anche per implementare altri algoritmi che fanno uso del merge sort, quale il team e il power sort. E infine perché mi piace. Quindi, quattro piccioni con una fava. Il merge sort l'ho implementato come una classe che estende sorting algorithm e quindi dobbiamo necessariamente implementare il metodo makeStep. Sì, perché mi ero dimenticato di dirvi poco fa che è un metodo astratto e quindi va implementato. Questo metodo chiama un metodo ausiliare che si chiama mergeSort, che prende come parametri il punto d'inizio e il punto di fine dove viene effettuato il mergeSort all'interno della lista. Poiché makeStep è un generatore, anche mergeSort lo è e quindi qui abbiamo yield. Dentro il metodo mergeSort prendo i due parametri e calcolo la posizione centrale e quindi richiamo mergeSort due volte. Una che va da A fino a M e l'altra che va da M più 1 fino a B. Ripeto questa ricorsione fino a che i due estremi non coincidono e questo non è altro che il caso base. L'ultima chiamata che vedete qua esegue la fase di merge, passando i due estremi. Queste tre chiamate, come vedete, anche loro sono yield. Adesso andiamo a vedere il metodo in merge place. Quello che fa in sostanza è una cosa molto simile al compsort. Calcola un gap che inizialmente si trova a metà tra i due estremi e confronta l'elemento che si trova alla posizione i con l'elemento che si trova alla posizione i più questo gap. Se uno è più grande dell'altro viene fatto uno scambio e notate qua che ci stanno degli yield. Quando ha terminato questo ciclo ripete tutto quello che vi ho detto dimezzando il valore di gap e lo ripete finché il gap è maggiore di 0. Ora, non so se ci avete fatto caso, queste due righe sono yield, ma queste altre sono yield from. E qual è la differenza? Yield interrompe la funzione e produce un valore da parte del generatore. Yield from fa la stessa cosa, ma non con un valore, ma con un altro generatore che può generare uno o più valori. Quindi ricapitoliamo. Una return, che lo aggiungo per completezza, restituisce un valore da una funzione o da un metodo, quello che sia, e quindi quando questa funzione o metodo viene richiamato, tutto riparte dall'inizio. Una yield invece restituisce un valore
quando il metodo o funzione viene chiamata, ma quando il metodo o la funzione viene richiamata, riparte da dove aveva lasciato. Il from fa la stessa cosa, ma con un generatore, producendo, quindi restituendo, tutti i valori che il generatore che è stato dato può generare, e una volta finiti, una volta che poi questa funzione viene richiamata, si riparte sempre da dove si era lasciato. Tutti gli algoritmi sono implementati in questa maniera, e quindi metterò tutto in un comodissimo repository di GitHub che troverete in descrizione, cioè il link lo trovate in descrizione, se volete andare a spulciare come implementato gli altri algoritmi. Perfetto pinguini, per oggi concludo qua, ma ci sarebbe dell'altro da dire e ne riparliamo con calma fra 2 settimane. Grazie ancora una volta per essere stati qui con me anche oggi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!